In Sala Chiodo è stato uno dei panel più lunghi e articolati, anche perché il tema forse lo richiedeva, coordinare le agende digitali. Quali linee sono emerse dal dibattito? Dico, delle linee sono stati secondo me molto correttamente evidenziati i problemi di governance. Esiste un livello comunitario, a livello europeo, i livelli statali, i livelli regionali, esistono iniziative delle principali città. Non è ancora ben chiaro chi deve fare che cosa, chi può fare che cosa e come farlo insieme. La notizia per noi è che finalmente abbiamo un'agenda digitale italiana, il governo l'ha approvata alla firma del ministro in pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Per la prima volta abbiamo quindi a livello nazionale un'agenda digitale che si troverà ad affrontare il tema del realizzare progetti che il paese attende da anni, tenendo conto però che alcune regioni e alcune grandi città hanno comunque in questi anni lavorato anche senza avere dei punti di riferimento chiari e netti, per cui bisognerà mettere a disposizione, mettere a fattor comune queste esperienze per non disperderle, lavorando in una logica di attenzione massima e spasmodica al tempo, perché abbiamo un ritardo in alcuni settori anche molto grave, dobbiamo assolutamente colmarlo nel più breve tempo possibile, perché questo paese deve essere competitivo, come lo sono altre realtà europee e internazionali, deve poter dare a tutti i cittadini, a tutte le imprese, opportunità e accesso attraverso il digitale ai servizi e allo sviluppo economico. Arrivare all'Internet Governance Forum globale con un'agenda digitale, il decreto digitale, vuol dire che questa volta insomma l'Italia arriva un po' più preparata al tavolo? Assolutamente sì, e secondo me arriva appunto con la consapevolezza che tutto questo avviene comunque con un po' di ritardo, ma con anche la consapevolezza che sul territorio si sono sviluppate delle esperienze che sono comunque delle best practice anche a livello internazionale, per cui siamo un pochettino disorganizzati, ma abbiamo comunque le competenze per poter competere con chiunque.